Allora, Eminenza, Reverendissima, Eccellenze, Monsignori, confratelli nel sacerdozio, nella vita religiosa, fratelli e sorelle, pace e bene a tutti. Vi saluto tutti con le parole di San Francesco, non senza timore e tremore, in questo giorno che segna profondamente la mia esistenza. La nomina a Vescovo Ausiliare di Milano mi spinge innanzitutto ad esprimere tutta la mia gratitudine al Signore della vita, Dio Trinità d'amore. Ho accolto questa nomina del Santo Padre in spirito di obbedienza e di umile servizio. Per questo vorrei innanzitutto dire il mio grazie a Lui, a Papa Francesco, per la fiducia accordatami con questa nomina. Lo ricordiamo poi oggi, in particolare nella preghiera all'inizio del suo viaggio in Terra Santa. Grazie di vero cuore a Sua Eminenza, il Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, per avermi accolto quest'oggi con la sua paternità nell'Arcidiocesi dei Santi Ambrogio e Carlo. Sento tutta la trepidazione, la responsabilità di diventare con questa nomina suo umile collaboratore nel governo della diocesi. Con cuore lieto mi metto a totale disposizione della missione che questa nomina comporta, implorando il dono dello Spirito Santo. Oggi desidero esprimere anche tutta la mia gioia per il mio ritorno nella terra ambrosiana. Sono nato qui, ho appreso la grammatica della fede. Non posso non ricordare in questa circostanza con commozione i miei familiari, mia sorella Anna, suo marito qui presenti, mio fratello che non ha potuto venire qui oggi, mio papà e mia mamma soprattutto, il loro attaccamento alla vita della parrocchia che hanno conservato fino alla fine dei loro giorni. Mi hanno trasmesso una fede semplice, forte e lieta. Ricordo con tanto affetto gli anni in cui ho potuto frequentare la parrocchia milanese della Madonna di Lourdes e della Santissima Trinità nel Burg dei Sciigulat, dove ho vissuto la mia giovinezza. Ricordo con affetto e gratitudine i sacerdoti dell'oratorio che mi hanno formato. Ricordo anche tutti gli amici con cui ho camminato insieme e con cui abbiamo condiviso gioie e sofferenze nella vita degli anni della maturità. La loro compagnia mi è di profondo aiuto anche oggi. Voglio anche ringraziare il Signore per la mia vocazione francescana cappuccina, in cui ho imparato a rispondere all'amore di Cristo mettendo in gioco tutta la mia vita. Ringrazio i frati cappuccini lombardi, in particolare il ministro provinciale, Fra Sergio Pesenti. È stato decisivo per me essermi formato alla vita religiosa nella provincia dei frati cappuccini di San Carlo, in Lombardia, proprio la denominazione della provincia che si riferisce al grande vescovo milanese, ricorda che fu proprio lui, San Carlo, a volere i frati cappuccini nella diocesi di Ambrogio. Per questo mi sento oggi così profondamente grato al Signore di essere al contempo figlio di San Francesco e figlio della diocesi ambrosiana. Non voglio dimenticare in questa circostanza la mia prima esperienza pastorale, come ha ricordato prima Sua Eminenza, dopo la mia ordinazione sacerdotale all'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Quell'esperienza, a contatto con la sofferenza dei disabili, ha profondamente segnato la mia esistenza sacerdotale. Infine, ringrazio il Signore per la lunga esperienza romana a servizio del mio ordine, come docente all'Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum, ed anche per l'opportunità di servizio presso la Santa Sede. Penso con affetto ai colleghi, agli studenti. Certo, il distacco da Roma non è indolore dopo tanti anni, ma rimettersi nelle mani di Dio e fare l'obbedienza, come si dice tra i frati, è il modo migliore per servire il Signore con cuore libero. Infine chiedo a tutti aiuto, pazienza e soprattutto tanta preghiera affinché io possa donarmi con letizia in questa nuova missione. Mi affido con amore filiale alla materna intercessione della Madonnina, a cui ho imparato a rivolgere le preghiere fin da piccolo, perché dal balcone della mia casa si poteva vedere da lontano, alla sera, la sua figura brillare in cima al nostro bellissimo Duomo. Il suo sguardo amoroso, tenero, ci aiuti in questo nuovo cammino. Grazie di cuore a tutti. Emozione nel nome di Francesco, ma nel nome anche di questa nostra chiesa ambrosiana di cui lei è figlio.
Sì, veramente per me il giorno di oggi è un giorno particolare proprio perché vedo confluire le fonti, ecco, della mia vita, della mia esistenza sacerdotale e di vita consacrata. Ecco, figlio di Francesco, grazie alla vocazione che il Signore mi ha dato entrando nell'ordine dei frati minori cappuccini, ma figlio di questa diocesi, perché qui ho proprio imparato così l'ABC della fede, ecco, attraverso la vita semplice dei miei genitori, il loro amore per la Chiesa, il portarci sempre a frequentare così la parrocchia, l'oratorio, e quindi l'aver conosciuto un po' dal di dentro la vita parrocchiale all'interno della diocesi. E poi soprattutto ricordo sempre con tanto affetto il primo incarico che ho avuto dopo la mia ordinazione sacerdotale, cioè andare a lavorare in una casa della diocesi, a Cesano Boscone, all'Istituto Sacra Famiglia, dove veramente lì quell'incontro con i ragazzi disabili mi ha segnato profondamente. Mi ricordo proprio subito dopo l'ordinazione che sono stato mandato lì, e questa cosa mi ha messo totalmente in discussione, perché avere a che fare, stare con loro 24 ore su 24, lì veramente ho capito che il sacerdozio e la vita religiosa doveva essere riletta a partire da questa vicinanza a loro. E questo me lo sono portato dietro sempre, veramente anche dopo, quando poi sono stato mandato a Roma a studiare, a insegnare teologia, c'è sempre qualcosa di loro che è rimasto dentro il mio cuore. E che lei porta adesso nel suo nuovo ministero come vescovo nella successione apostolica. Sì, ecco, questa è veramente un'emozione molto grande, pensare di essere introdotti dentro la successione apostolica, e credo che lo spirito più giusto sia proprio questo, quello dell'accoglienza, dell'umiltà e del servizio. Auguri. Grazie di cuore.